Bene, ora possiamo iniziare a vedere i nostri cortometraggi in concorso. Sì, aspetta Jacopo, c'è una novità. Ciao. Devo dirlo anche al pubblico. Devi dirlo anche a me, perché non sì, so sì, neanche. Non te l'ho detta perché volevo dirla direttamente in trasmissione. Vabbè. Questa novità ha un nome. L'angolo dell'opinione. L'angolo dell'opinione? Sì. Ma che dici? Di che si tratta? In pratica, attinente proprio alla nostra trasmissione, ho trovato un esperto che per ogni puntata approfondirà con noi qualche problematica o tematica relativa al mondo del cinema. Fantastico, sì. Proprio, è proprio in sintonia col programma, sì. Cortometraggio, cortocircuito. Brava! Sì. E di che cosa parleremo oggi? Oggi parleremo del doppiaggio. Ah. Se sia utile, giusto o meno, doppiare film o lasciarli in lingua originale. Con i sottotitoli. Perché per i puristi, giustamente. Questa è una problematica. Brava, un applauso, brava, amici! Sì. Grazie. Sì. È una rubrica straordinaria. Fantastica. Sì. E chi è il nostro esperto? Non ci crederete, è Babbo Natale. Fermi tutti, no, aspetta, Babbo Natale? Ma che diavolo stai dicendo? Babbo Natale? Io ci credo. No, vabbè, ho capito, ma ci crederà anche, però... Aspetta un attimo, perché c'è Babbo Natale e Babbo Natale. Dov'è che l'hai incontrato sto Babbo Natale? Io l'ho visto ieri al gazebo. Lo sapevo, al gazebo di Livorno. Sì. Non è Babbo Natale, quello è il signor Natale, io lo conosco, l'ho avuto ospite in trasmissione altre volte. È un signore un po' anziano, sì, che crede di essere Babbo Natale, ma insomma è un po' così. Jacopo. Non possiamo fare collegamento con lui, cosa vuoi che sappia di cortometraggi o di cinema o di doppiaggio, figurati. Ormai... è lì in collegamento, mi dispiace. Eccolo, mi dispiace. No, ciao Jacopo, ciao, a dopo. Grazie. Si svegli, signor Natale, è lui, lo riconosco. Signor Natale, si svegli. Eccolo. Chi è? Benvenuto a cortocircuito. Pronto? È pronto, sì, buonanotte. Signor, siamo alla televisione. Cosa volete in casa mia? Come cosa vogliamo? Siamo l'opinione, no? Deve farlo. Sì, io, giusto, io sarò il vostro... opinionista. Ma perché? Perché alla mia età posso fare quello che mi pare. Sì, ma questo è sicuro. Comunque opinionista, come parla, scusa? No, qui lei sbaglia, guardi. L'opinionista. L'opinionista. Lei che è ignorante. Sì, vabbè, lasciamo perdere l'ortografia e la grammatica. Ascolti, il nostro tema è il doppiaggio. Il doppiaggio. Ci sa dire, sì, qualcosa sul doppiaggio, grazie. Dunque, il doppiaggio... Il doppiaggio è reato! È reato, esagerato! No! Io non transigo! Sì, vabbè, si calmi! Lo sa, io non porto i regali ai doppioni! No, doppiatori, non doppioni! Ma come? Ma stia calmo, calma, ma come fa a dire queste cose? Scusi, è Ascolti, esagerato! Come fa? Lei come fa a dire che uno... che doppia i film, è bravo. Beh, ci sono fior di attori, mi viene in mente Amendola, Pino Insegno, per esempio. Sono dei criminali. Ma come criminali? Che sta dicendo? Sono grandi attori, scusi. Anzi, ha fatto bene a fare i nomi, bravo. Adesso poi li segnaliamo in questura, segnaliamo bravo. Ma sono personaggi famosi, che segnaliamo in questura? Ascolti, sì. Facciamo un esempio. Facciamo un esempio. Mettiamo che lei è un fabbricante di slitte. Che esempio. Un fabbricante di slitte e ha preparato una slitta con la radio, con l'idromassaggio, col caminetto. È un esempio realistico. È realistico, un esempio realistico. Molto. Adesso, mi segue? Certo. Adesso mettiamo che arriva uno, prende le misure... e la copia e fa un'altra slitta. Ma no, non lei non si arrabbierebbe per non questo. Ha capito. Doppiare il film non vuol dire copiare il film, vuol dire cambiare la lingua, no? Cambiare il linguaggio. Ma come? Ma come? Non ha capito niente. Fuori da casa ma mia. Lei che non ha capito, scusi. Fuori. Vabbè, è saltato il collegamento.